Cose che questo schifo qua a catorcio non deve fare. Perché questi insulti? Oh, No, scusa Masmo, non volevo, no. Mi parli sopra, gallina. Dai. Prima cosa, se questo catorcio mi vede in giro, non deve salutarmi. Perché? Perché nessuno deve sapere che tu sei mia sorella. Basta, Che ma scusami schifo. un secondo, ma Che quante. schifo. Io e te non siamo Che sorelle. vergogna. Tu sei stata Tu sei stata adottata. stare lì a spiegare che tu sei stata adottata e i miei Sei amici tu non quella erano. adottata! Ti metto in cantina, vai. Se va a fare la spesa, quindi è dentro al supermercato, ma ritorna senza il tiramisù, lei deve ritornare al supermercato e rimanerci. Proprio sta lì. Cioè, lei non ha più la casa se non mi porta il tiramisù. Faccia di merda, perché te la scorsa volta non me l'hai preso. La cosa più importante, perché chi è che mi mantiene? Lei, ovvio, ovvio. Paghetta ogni fine settimana, preferibilmente domenica mattina, perché io preferisco domenica mattina così mi organizzo un po' con i soldi. I soldi devono essere dai 50 in su. No, dai 50 in su. Bene. Oggi non è domenica. Ieri non mi ha dato la paghetta. Ma sei una troia. Vai. Se lei fa un ordine su Shein, deve avvisarmi un'ora prima così mi organizzo e decido anch'io cosa prendere. Perché, vabbè, quello che è suo è mio, quello che è mio rimane mio, sti cazzi. Però deve un attimo avvisarmi così mi scelgo anch'io i vestiti. E paga lei con la sua carta. E mi deve dare anche le credenziali della carta perché devo metterla sul telefono. Mi sono ricordata questo, aspetta che prendo il mio telefono. Che si paga facilmente con il telefono. Quindi dammi le tue credenziali. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene el delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene el delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo elegí mi lado, todo el día en que nací. Tú eres que pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado, todo el día en que nací. Todo el día en que nací. Todo el día en que nací. Desde el día que nací. Todo el día en que nací. Chihuahua bagnato. Mi sento un pesce. Mi sento un pesce. ASMR. Riempitore di scatolame di legumi. Genie. 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 Due palle in faccia. Francesca? Federico? Carlotta? Ma tu sei Abdul? Sì, di basta! Basta! Sembro anche carina. Sembri, non sembro. La sei. Allora... 3, 2, 1, ti do 10 euro. 3, 2, 1, Ale! No. La scuola, ok. Mo vi racconto questa grandissima figura di M. Che era ragazzo, quello popolare, quello là. E io letteralmente mi sono innamorato di lui solo perché assomigliava a Zac Efron di High School Musical. Già lo sapevo. Andava tutto bene, c'era uno gioco di sguardi. Eravamo destinati a stare insieme. Stavo già pensando a luna di miele. E ovviamente io ero la sua Gabriella. Io ho avuto un'idea geniale di farmi tutti i suoi amici, nel senso amicizia, fare amicizia con tutti i suoi amici. Così che da arrivare a lui. Un giorno prendiamo lo stesso pullman. Indovinate un po' chi era vestita di bianco? Io! Scendono tutti giù, l'ultima
o comunque c'erano altre due o tre persone dietro di me. Scendo, pam! Cado di faccia. Mi rialzo, indovinate chi mi stava guardando? Zac Efron. Non mi sono più fatta vedere in vita mia. Queste situazioni mi ricordano quando giocavo a The Sims. Ve lo ricordate The Sims? Se non ve lo ricordate, girate il telefono e 3, 2, 1, vi porto con me. Ti sembrerà tipo di ritornare a scuola? Che sarete tipo voi i protagonisti e farete voi le vostre scelte, le vostre conoscenze, i vostri amici e scegliete voi cosa fare ogni giorno. E sapete qual è la cosa più bella? Che non sarà come a scuola che farete figure di M. Sì, potete evitarle. Ciao. Penso di aver passato anni della mia vita a giocare a The Sims. E penso proprio di ritornare a giocare e passare anni della mia vita a giocare a Sims. La cosa ancora più bella è che sembrerà tutto un po' alla scuola americana. Quindi questa cosa la rende ancora più interessante. Sarete dentro il gioco e farete la vita di un ragazzo adolescente americano tra una festa e l'altra e addirittura la prom. Di cosa stiamo parlando? Tra amori, amicizie e solo divertimento. Cosa aspetti? Non ti vedo. Più su. Madonna. Cazzo, ma sei un uomo. Ah! Cioè, beh, veramente, che cavolo fai? Oggi vi proponiamo degli outfits per settembre, per il rientro dalla scuola. Io e basta. Io ho finito. Tutte le cose che abbiamo preso le abbiamo prese su Shein. Ovvio. E vi lasciamo tutto il codice per ogni outfit, per ogni maglietta. Vi lasciamo sempre il codice, ok? Iniziamo. Ma opla, sembri anche alta. Insomma. Ho preso questi qua, raga, che mi fanno altissima. Vi giuro, raga, sono altissima, vi piace. Aspetta, aggiungili la camicetta. O potete aggiungere questa camicetta che secondo me è super stra... Tipo da Teen Wolf. Teenager. Tipo studio, non studio. Immaginate il mio cappuccino che arriva. No, fermi. Aggiungiamo qualcos'altro. Lo sapete. Young. La borsettina. Immaginate. Cioè, secondo me sono belle. Sono meglio queste degli zaini, vero? Non no. So. Ok. Immaginate. Ok. Cosa ci metti? L'astuccino? L'astuccino, amo, ovvio. Ora ragazzi, l'outfit che ha scelto mia sorella è com'è che si chiama? Botte. Bomber, come si chiama? Bomber, mica un piumino. Il caldo che tiene, cioè però immaginatevelo a settembre, raga, ovviamente. Esatto. E anche questi pantaloni fighissimi neri. Ti piace, Basma? Sei bellissimo. Contenta? No, è bellissima. Cioè, che figo. Vedere. A lei piace stare così, raga. Ma che abbiamo qua? Travis Scott? Travis Biscott. Ma questo è troppo bello. Questo è bellissimo, anche da farci una fotina così, tipo bello. Vi piace? Questo è l'ultimo outfit che vi faccio vedere, più sui toni sul beige. Comodo, puoi fare le capriole mentre entri in classe. Fai una capriola. Adesso. Cosa? Mentre entri in classe fai una capriola. Ma tutto che amo. Prof, metto pesante. Provo a fare una capriola, Basma. No, sai, veramente, no, no. E se ci volete mettere una borsettina, che fai? C'è scritto Lucky, Lucky, Lucky. Lucky, Lucky, fortuna, quella che mi manca. Mi piace? Prendiamo un 6 oggi. Un po' all'inglese. Ma per piacere, sai. Zitta, Basma. Cazzo fai? Basma! Quello bianco è mio, che cavolo. Questo coso qua è tuo, quello bianco è mio. Sì, ma quello bianco è più buono perché... E quindi, appunto, è più buono, lo sto mangiando io, sai. Un minimo di rispetto, mangio quello meno buono. Cavolo! Mi nervosisco, io sono molto gelosa del mio melone. Lo stai masticando? No. Cazzo, mi devi offrire una pizza? Scusa, perché ti ho abbracciato, mio amore? Stavo abbracciando per quello.
più spaventata. Oggi trucchiamo la Basma che mi porterà a mangiare. Ehi! Ehi! Ehi, ma che pettinatura mi hai fatto? Perché non ti piace? No! Non mi piace. E te la tieni? Non mi piace, mi sta proprio incazzando. Sei fatta male! No! Oggi pagherei, gli è arrivato il primo stipendio e quindi... Oggi mi porta a mangiare il No, tipo... questo già non spreco di soldi. Paghi tu stasera. Ti metto praticamente adesso la crema. Questa è piano. Questa è la tecnica della cantarampara. Quindi la tecnica della... Ok. Cantarantarampara. Cantarantarantarampara. Lasciami finire! Ma la tecnica non va, se no. Ehi, ti è arrivato un messaggino. Ehi, ma non lo leggi? Cazzo di problemi hai oggi? Sono troppo impegnato. La smettila. Ok. Mi sto innervosendo. Vai, più piano. Bianca. Basma, sei bianca. Sono bianca, che cavolo, che te lo sai truccare. Ma che, però qual è il tuo problema? Ma io sono una makeup artist, Basma. 3 secondi e vi faccio vedere il risultato. Sorridi. 3, 2, 1. Alle! Ehi! Cosa mi hai fatto qua? È l'eyeliner quello fatto con... Marrone! Vabbè, Basma. Non è marrone. Basma, devi essere... Devi chiedermelo il permesso? Vabbè, ma... Oh, scrementi di merda sull'occhio? Scrementi di merda! Ehi, ehi, ti piace? Beh... Sì? Allora, adesso le sto facendo uno shinmon. Ma voi dovete... come l'hai detto? Uno shinmon. Ma voi dovete sapere, ragazzi, che Basma, così, quando li toccate i capelli, inizia a farle fusa. No, raga, è troppo bello. Sei... Porca la puttana! Bella? Ma bella cosa, nel senso, ma cosa stai facendo? Vabbè, ma... C'ho le corna? Non so, non posso andare in giro così. Ma tu sei la principessa. Tu sei una principessa. No? No, sei una... Allora mi offri il sushi, Basma? No, ma sto cazzo, dai. Cretino. Ma che... Ma hai sbaligiato la mensa? Avevo fame. Puoi fare un po' di rumore che adesso mangio. Fai ma, tipo... Ok, in vai, che senso? Signorina Kerbal! Ma che giorno è oggi? Oggi avevamo la verifica di matematica. Cosa? Non è che 50 centesimi per la croccante... Come no? Non è che 50 centesimi per la croccante... Ma ti stai facendo la ceretta adesso? Ok, ok. Porco. Scusami. Che sono una ragazza iperattiva, o dormo o urlo. Signorina Kerbal. Cosa? Ma perché ti stai truccando adesso? C'è quello di Quinta Amo, un figo bestiale, ma l'hai visto? Ma va. Guardiamo una serie TV? Siamo in classe. E quindi? Oh, scusi, scusi, è stato lui. Poverina, Shaita. Quella sfiga... Come ha fatto a non vedere la macchina? Quella sfigata di merda! Figa, se gli rubo tutti i soldi! Siamo prima di tutto... Ehi! Chi siete voi? Fa niente, comunque siamo tutti qua riuniti, soprattutto obbligati perché lei non aveva amici, infatti tu chi sei? Tu... Ehi! So, ehi! Allora, io non sono venuta qua per il buffet, però ho visto del pesce. Io ho detto che non doveva esserci nel buffet del pesce. Io odio il pesce. Tranquilli, poi faccio l'ordine su Glovo. Offre la Shite. Ma non lo so, al primo funerale, ma devono portare i regali? Se qualcuno ha un regalo, mando la mia via. Proprio la vacca. Sì, sì, ma qua tutti i suoi codici delle carte. Stavi dicendo, scusa. Cazzo, che brutta. Ma cazzo, la mica era morta!
carta. Dammi la mia carta di credito, brutta vacca. Dammi la mia carta di credito. Per la ero terrorizzata e poi la Masma aiuto. Oh mio Dio. Sto urlando fortissimo. In tantissimi ci chiedete come fate a stare 24 ore su 24 insieme. Sì, ragazzi, no, tu non hai diritto di parlare! The hoes go round. Basma, sei grande? Volevi farla grande? Volevi dire sei grossa? No! Tu sei grossa? Ho detto curvi. No! Ci mettiamo come una cazzo di pizza! Okay. Devi pagare tu! Anche stavolta, figlio, sempre tu e meno male che lo sai. Allora, Margherita. È lei. Mi offri una pizza, per favore? Non mi toccare, chiama, cazzo, chiamo! Chiedi se farò cosa, sono liberi. Aspetta. Ragazzi, questo è un diavoletto. Sbaglio, c'è scritto chiuso. Se me hai visto, non hai detto niente! Che cavolo! Ho fatto perdere tempo. Cosa stai... Cos'è quel fumo lì? Mamma, ma che fumo? Ma che... Oh, ma tutto troppo. Tu pensi che io sia nata ieri? Lo so che voi i ragazzini di oggi fate i puffi lì, i puffi. Ma che puffi? Ma che puffi? Innanzitutto sono le puff, ma che puffi, ma? Ah, innanzitutto abbassito ogni ragazzina. Ragazzina, ieri ho visto un TikTok. Un tic che? Un TikTok? Signorina, chiamalo un po' come cazzo te pare, ok? Se so che ti fumi puffi, eh? Vedi te, ti rifaccio rientrare dove ti ho fatto uscire. Non sbuffare, eh? Non ti permettere di sbuffare, eh? Io non sono un'idea se tu picco tutto, però tengo tutto lo che tiene delito. Se mi pongo nena so che me rito, e mal dejo che me mando me lo quito. Io non sono un'idea se tu picco tutto, però tengo tutto lo che tiene delito. Se mi pongo nena so che me rito, e mal dejo que me mando me lo quito. No, ma perché io ho iniziato a fumare le baffi per smettere di fumare. Ah, e funziona? Amo, sì. Cioè, spreco tipo 80 euro al giorno. Mi dovrebbero durare una settimana, mi durano 4 ore, ma... Non capisco il perché. Ah, non sai proprio il perché? Ti giuro, no, amo. Ma mi hanno detto che sono nocive, eh? Bisogna stare attenti a queste cose. Cioè, non ti fa male la testa, la pancia. Ma sai che sì? E quindi dopo che hai scoperto queste cose smetterai, giusto? Certo! Certo! Certo che sì! Sei sicura, amo? Non mi sembri molto convinta. Passo a quella elettronica, amo. Le basi. Ah! Ha senso, eh? Eh sì, eh? Tutorial di come si fa le foto buff challenge. Si dice così, buh. Per intenderci meglio, questo tipo di foto un po' vintage, un po' retro. Mi avete chiesto il tutorial perché siete andati a cercarlo su internet e vi giuro, nemmeno io ci ho capito. Oh, raga, ma non c'è stato uno che avesse spiegato come che è una spiegazione decente. Tranquilli, ci penso io.
Primo passo, fate delle foto normali con il vostro telefono, un po' vintage, un po' posate. Con qualche accessorio un po' vintage, magari delle cuffiette, un rossetto. Siate un po' creative, no? La foto in questione che andrò a prendere oggi è questa qua. La prima applicazione che vi servirà è questa, si chiama Snapseed. Abbiamo la foto, abbiamo la prima applicazione, apriamo l'applicazione. Una volta che siete dentro l'applicazione, selezionate la foto che volete. Una volta che selezionerete la foto, ci saranno delle barrettine qui sotto. Schiacciate strumenti, qui, esattamente questo. Una volta che schiaccerete strumenti, andrete a selezionare questa opzione, Noir, questa qua. Appena schiaccerete Noir, vi arriverà subito la foto in una specie di bianco e nero giallognolo. Una volta che avete fatto, andate a schiacciare Grana. Nel schiacciare Grana vi metterà già un filtro che voi dovete andare a togliere, quindi schiacciate intensità stile e andate a levarlo completamente lasciando solo più 25 di grana. In teoria c'era il passaggio di metterla in bianco e nero, ma sincera la preferisco un po' più vintage, un po' più giallognola. Quindi questa è la nostra foto per adesso, già sgranata. L'unica cosa che manca, le ultime due, sono la cornice. Quindi ritorniamo nella barretta strumenti, bitch. Ritorniamo qua, barretta strumenti, dove cazzo è la cornice questa? Vi farà vedere tante cornici, voi andate a schiacciare la numero 7. Abbiamo la nostra foto, l'unica è esporta, quindi schiacciate esporta. E schiacciate l'ultimo, così che la foto andrà direttamente nella vostra galleria. Ultimo passaggio. Seconda e ultima applicazione che ci servirà, perché mi sto già cagando il cazzo, PixArt. Una volta selezionata la foto, andate a schiacciare adesivo. Una volta che schiaccerete adesivo, vi aprirà tutta questa ricerca e andate a scrivere texture filmio. Filmio. Ok, una volta che siamo qua, scegliamo questo, lo andiamo ad allargare, ok, come vedete qua, poi lo opacizziamo, poi applichiamo, applica, perfetto, e poi scegliamo questo qua, lo ingrandiamo, lo opacizziamo. Ehi, ma chi è sta gnocca? Una volta salvate le trovate in galleria. E una volta in galleria, io ho l'iPhone, voi magari non tutti. Però se volete portare le ultime modifiche, tipo io sono andata modificando già la foto in galleria, rendendola un po' più giallognola. Ed ecco qua il vostro tutorial. Ora baciami la mano. Dovete amarmi, dai, un po'. Qualcuno ha un'izzina? Ah, un'izzina, non ho capito. Amo, ma cos'è quell'aggeggio che è sempre in bocca? Oh? Amo, questa è la Icosia. Cioè, scusa. No, è che prima fumavi altro. No, scusa, chiedevo, No, no, amo, no, le sigarette basta. Guai, ormai solo Icos nella mia vita, nel senso. Prima compravo un pacchetto di sigarette al giorno. E da quando ho iniziato con l'Icos, cioè, ne compro 8 di pacchetti al giorno, perché una volta che inizi non finisci più. Però ti giuro, mi ha svoltato la vita. Prima compravi un pacchetto, adesso 8. Ma immagino che lo stai facendo per smettere di fumare, no? Amo, certo, le basi, cioè, da quando fumo Icos fumo soltanto 80 hits al giorno, sono anche meno stressata. Ah, però, vedo che sta funzionando, dai, amo, sono contenta, dai. Ciao.